Voi sapete che il pessimismo nasce sempre da visioni parziali. Il male ci fa guardare sempre qualcosa della realtà e molto spesso ci fa guardare ciò che della realtà fa più male, ciò che della realtà non funziona. E molto spesso quando noi vediamo della realtà soltanto quello che non funziona, quello che va male, cominciamo a dire che è tutta la realtà. Invece non è così, perché il bene esiste, lo spirito è all'opera anche in questi tempi in cui ci sono cali vocazionali, grandi cambiamenti, una riforma in atto e tante situazioni che ci fanno sentire come se stiamo vivendo un momento di crisi, chiamiamolo così. Ma basta leggere la Bibbia per accorgerci che i momenti di crisi sono anche i momenti di conversione, cioè i momenti in cui il popolo di Israele o gli uomini e le donne della Bibbia colgono un'opportunità per rafforzare la loro unione con il Signore. Se si guarda un po' la storia della Chiesa ci si accorge che non è una parabola ascendente o discendente, ma ci sono dei momenti in cui tutto sembra funzionare, tutte le cose sembrano al posto giusto e poi momenti di crisi in cui tutto sembra perduto e non c'è più nessuna speranza. Eppure il Signore continua a operare sempre, in ogni momento della storia, e lo fa non attraverso le conferenze, non lo fa attraverso le parole, non lo fa attraverso semplicemente delle azioni esterne, così come noi siamo abituati a pensare l'agire umano, ma lo fa attraverso i santi. Cioè il modo che ha Dio di entrare nella storia e di fare qualcosa nella storia sono i santi. Per questo, se noi vogliamo prendere sul serio questo momento storico, non dobbiamo perderci semplicemente in una grande analisi del perché sta succedendo questo, dove stiamo andando, cosa sta accadendo, ma dovremmo riprendere sul serio la santità come la grande risposta a questo momento storico che ci è dato da vivere. Questo ve lo dico perché magari nelle cose che condividerò con voi durante questa giornata a volte calcherò la mano anche su qualche aspetto un po' più problematico, senza però mai perdere di vista la visione d'insieme, senza mai perdere di vista quella luce che ci fa guardare le cose sempre in maniera più complessiva, più profonda e che deve lasciarci alla fine di queste ore passate insieme un grande senso di speranza, un grande incoraggiamento. Non dobbiamo andare via con la domanda che cosa ne sarà di noi, ma avere proprio la certezza che noi siamo in mani giuste e che dobbiamo fare sì la nostra parte, ma la parte più importante la fa il Signore e la sta compiendo il Signore. Vi ringrazio di questo tema che in realtà svilupperò, come la giornata ce lo permette, in due tempi. Questo tempo durante questa mattinata lo dedicherò a una sorta di approfondimento biblico, teologico del tema, cioè lascerò che alcune immagini bibliche possano essere di provocazione al grande tema della sinodalità, della vita consacrata, della fraternità, che sono un po' le parole chiave di questo incontro di oggi. Oggi pomeriggio invece cercherò di perdere tempo su alcuni aspetti molto pratici, molto concreti, che si possono attuare nella nostra esperienza di vita religiosa, di vita cristiana, di vita ecclesiale, di vissuto di ognuno dei nostri carismi, così da non rimanere semplicemente nell'alveo di idee grandi e generali, ma poi scendere anche concretamente in alcuni aspetti pratici, perché in fondo capire la volontà di Dio, ma non sapere come realizzarla dentro la propria vita, invece di portarci gioia, può portarci frustrazione. Quindi è sempre molto interessante che il Vangelo non ci dice semplicemente dove dobbiamo guardare, ma anche che cosa dobbiamo fare per raggiungere quella meta che ci è stata messa davanti ai nostri occhi. In questo senso abbiamo sempre bisogno di unire una grande idealità a una grande concretezza. Ma iniziamo questa mattina cercando di alzare quanto più possibile lo sguardo, avere davanti a noi un ideale che possa ispirare ciascuno di noi. Voi sapete che in questo momento storico la Chiesa sta vivendo il grande tempo di una riflessione sinodale proprio sulla sinodalità della Chiesa. Ecco, la prima cosa che vorrei dirvi è che dobbiamo stare molto attenti a pensare che questo tema sia semplicemente una
trovata da marketing dell'ultima ora, in cui, siccome abbiamo parlato di tante cose, a un certo punto ci inventiamo di riflettere sulla sinodalità, mettiamo questa novità della Chiesa e spingiamo la Chiesa ad essere sempre più sinodale. In realtà la sinodalità è una cosa che c'è sempre stata nella storia della Chiesa. C'è sempre stata, e lo vedremo tra un istante, in tutta la storia della salvezza, solo che ci sono dei momenti in cui noi abbiamo perso questa consapevolezza, cioè non ci siamo resi conto di come questa componente della sinodalità in realtà è strutturale al nostro essere innanzitutto umani e poi cristiani, e come tutto questo diciamo così diventi così esplicito in una scelta vocazionale, qualunque essa sia. Ogni scelta vocazionale, lo vedremo tra poco, è una scelta sinodale, perché sinodale è una parola difficile per dire una cosa semplice, cioè sinodale si rifà a un impianto relazionale di cui tutti noi siamo fatti. E qui vorrei partire proprio dall'inizio. Quando Dio crea il mondo, se noi spulciamo il racconto della Genesi, possiamo rimanere colpiti da quello che il Signore fa concretamente nel mettere in atto la creazione. Fa il cielo, fa la terra, mette le stelle, dà il sole, la luce, separa le acque dalla terra, poi colloca l'uomo all'interno di tutta questa creazione. E noi potremmo dire che fin qui ci siamo, riusciamo a capire che ci sono livelli diversi di creazione e che l'uomo, che è una creatura, è collocato all'interno di questa grande creazione. Ma c'è un dettaglio nel libro della Genesi che ci dà la vera chiave di lettura, la vera differenza del nostro essere creature rispetto a tutto il resto dell'universo. C'è un momento in cui Dio, guardando Adamo e guardando, cioè negli occhi, un uomo concreto, un essere umano concreto, dice: non è bene che l'uomo sia solo. Guardate che qui si gioca tutto del nostro essere umani. Cioè, la parola che Dio pronuncia su ciascuno di noi è che per vivere pienamente la nostra umanità dobbiamo smettere di essere soli. Ed è questo il motivo per cui la creazione dell'uomo può essere completa solo e soltanto quando Dio dona ad Adamo Eva. Cioè, quando Dio dona a questo primo uomo la possibilità di una relazione. Senza la relazione l'uomo è incompleto, l'essere umano è incompleto. Quindi, se volete una sorta di definizione di che cosa dovrebbe essere il paradiso è una creazione che funziona fino in fondo, e quindi un essere umano capace di relazione. Il contrario del paradiso, cioè l'inferno, è esattamente il suo contrario, appunto. Non c'è la relazione, ma c'è la solitudine. Quando noi ci allontaniamo dalle relazioni, quando ci rinchiudiamo in noi stessi, quando facciamo l'esperienza della solitudine, diciamolo meglio, diciamolo con delle parole che ci fanno capire subito il nostro immaginario cristiano, quando ci separiamo da Dio, ad esempio, ci separiamo dagli altri, ci separiamo dalla realtà intorno a noi, questa è l'opera del male. Il male vuole sempre separarci per rinchiuderci in una solitudine. Ecco, quella solitudine in realtà è l'inferno. So che non se ne parla molto, nel senso che anche un po' nella nostra predicazione cristiana abbiamo lasciato da parte la predicazione sui novissimi, no? Paradiso, purgatorio, inferno. Sono temi che in realtà noi abbiamo paura di affrontare, perché viviamo in una società che ha paura della morte, che non riesce a guardare in faccia l'esperienza della morte. Siamo tutti angosciati dalla morte. L'esperienza cristiana invece ci fa guardare negli occhi anche la morte e ci fa dire, ad esempio, che il nostro destino non è semplicemente andare a finire nel nulla, andare a finire nella morte, ma andare a finire da qualche parte, cioè il nostro vero destino è la vita eterna. Ma attenzione, qui c'è un grande errore. Noi pensiamo che il paradiso o l'inferno siano questioni che riguardano la vita dopo questa vita, cioè la vita dopo la morte. Questo è un errore. La definizione di vita eterna significa che non è che inizia da un certo punto,
è eterna, appunto, è da sempre. Quindi, vedete, amici, è adesso, in questo momento noi stiamo nella vita eterna. Cioè, in questo momento noi siamo nella possibilità del paradiso o dell'inferno. Quindi, alla fine di questo viaggio della nostra vita, verrà ratificato quello che qui abbiamo scelto. Se tu qui vivi all'inferno, questo inferno viene prolungato per l'eternità. Se tu qui vivi in paradiso, questo paradiso viene prolungato nell'eternità. Cioè, non è una questione che dobbiamo porci alla fine di questa vita, ma è una questione che dobbiamo porci in questa vita, in questo momento della nostra vita. E se abbiamo detto che paradiso è relazione e inferno è assenza di relazione, queste due parole, questi due parametri ci aiutano a capire se noi stiamo vivendo una vita eterna o se stiamo vivendo una morte eterna. Adesso, in questo momento della nostra vita. Vi accorgerete che noi non siamo un campo neutrale, cioè dentro di noi è davvero in atto una battaglia. È la battaglia tra Dio che vuole darci costantemente ciò che può compiere la nostra vita, e cioè darci sempre delle esperienze relazionali dove noi possiamo fare un'esperienza di vita eterna, di paradiso, e il male invece che vuole mettere costantemente in discussione tutto questo. Anche se noi forse non lo facciamo più sempre, non lo facciamo esplicitamente, non abbiamo il coraggio, ecco, a volte di seguire in maniera educativa i nostri ragazzi, i nostri giovani, facendo loro una domanda vocazionale. Perché l'errore che noi facciamo è che pensiamo che il discernimento vocazionale riguardi semplicemente che cosa farò della mia vita, se sarò suora o se sarò madre, se sarò frate o se sarò padre, se farò l'ingegnere o se farò il medico. Questa, diciamo così, è la parte superficiale di una vocazione. La scoperta di una vocazione è la scoperta di un meccanismo relazionale in cui io posso diventare pienamente me stesso. Questo è vero non solo per chi si sposa, ma è vero anche per chi non si sposa. È vero per chi mette al mondo dei figli ed è vero per chi vive il celibato, la verginità. È vero per chi vive nel mondo, le cose del mondo, e chi invece per scelta ha preso invece distanza dalle cose del mondo attraverso la povertà, l'obbedienza. Cioè, educare a una vocazione significa educare le persone a domandarsi in che modo la nostra capacità relazionale funziona nel migliore dei modi. Quando tu hai trovato il modo tuo, quello che più ti aiuta a funzionare relazionalmente, allora quella è la tua vocazione. Se uno sceglie una vocazione, ad esempio, perché ha paura delle relazioni, non ha capito niente. Se io scelgo di non sposarmi, scelgo la vita consacrata, scelgo il celibato come un modo per tenermi lontano dalla fatica delle relazioni, quella non può mai essere una vocazione che ci santifica, anche se facciamo delle cose buone, anche se compiamo delle opere buone. Quindi la vera grande domanda che ci viene posta tutte le volte che noi ci dobbiamo riappropriare della nostra vocazione o dobbiamo scegliere la nostra vocazione è domandarci in che modo la nostra capacità relazionale funziona nel migliore dei modi. Allora, in quel carisma, in quell'esperienza ecclesiale, non lo so, nell'esperienza monastica, oppure nell'apostolato, nell'annuncio ai poveri, oppure nell'educazione, oppure nell'amare una donna, un uomo, nel mettere al mondo dei figli, nel fare qualcosa nello specifico, io mi accorgo che la potenzialità relazionale che è presente dentro di me è al top, cioè funziona nel migliore dei modi. Ecco, questa capacità relazionale è la traccia sinodale che è presente nel cuore di ognuno di noi, nell'essere vivente. La Chiesa è un meccanismo sinodale perché la Chiesa, per definizione, il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la definizione di Chiesa è sacramento universale di salvezza. Tradotto, è un circuito di relazioni che mi salvano la vita. Questa dovrebbe essere la Chiesa. Ecco, se all'interno della Chiesa noi non facciamo l'esperienza di relazioni che mi salvano la vita, la Chiesa smette di essere sacramento di salvezza. Diciamolo ancora meglio. Se la Chiesa smette di essere sinodale, cioè non è un circuito sano di relazioni che mi salvano la vita, la Chiesa non è più Chiesa. O è sinodale o non è Chiesa. Allora,
Noi siamo degli esseri relazionali, la nostra vocazione è sempre alla relazione. Viviamo in una chiesa che per essere chiesa deve essere relazione. Capite che la sinodalità non è un'invenzione dell'ultima ora, ma è strutturata dentro ciascuno di noi. Proprio per questo, in questi ultimi mesi, incontrando tante realtà e ogni volta mi viene chiesto magari di approfondire un aspetto, mi ha colpito molto rileggere in questi ultimi mesi tutta la storia della salvezza, tutta la storia biblica, con uno sguardo completamente diverso. Ad esempio, tutte le volte che noi leggiamo la Bibbia, la leggiamo come la storia di alcuni personaggi, la storia di Abramo, la storia di Isacco, la storia di Giacobbe, la storia di Giuseppe, la storia di Mosè, la storia di Davide, la storia di Ruth, la storia di Rebecca, la storia di Gesù, la storia di Paolo, tutte storie di uomini singoli che hanno vissuto delle vicende. E noi pensiamo che raccontare questa storia significhi raccontare quello che queste persone hanno fatto o hanno vissuto. Permettetemi di dire che questa è una visione troppo ristretta della Bibbia, perché quando noi guardiamo davvero ognuno di questi personaggi, ci accorgiamo che questi personaggi sono sempre intrecciati a delle relazioni. Se tu vuoi capire ognuno di questi personaggi, non devi rivolgerti al personaggio, ma ai legami che questo personaggio ha intorno a sé. Volete un esempio? Che cosa ne sarebbe stato di Abramo senza Sara? Capite che è nella relazione con Sara che accade la storia della salvezza. Sì, uno potrebbe dire Dio chiamò Abramo, Abramo è il padre della fede, è il primo uomo a cui Dio rivolge la parola. Sì, tutto vero, ma tutto quello che Dio rivolge ad Abramo è fattibile solo perché Abramo ha accanto una relazione, Sara. Che cosa ne sarebbe stato di Mosè senza il fratello e la sorella, Aaron e Maria? Tutti diciamo Dio ha chiamato Mosè per liberare il popolo di Israele. Sì, lo vedremo tra poco, ma come avrebbe potuto liberare il popolo di Israele un uomo che è mancante di tante cose, che ha dei limiti evidenti che non gli permettevano di poter portare a termine la sua missione? Vuoi capire Mosè? Devi rivolgerti anche ad Aronne e a Maria, non puoi guardare solo Mosè. E così via, noi potremmo guardare ogni storia biblica e accorgerci che è sempre così e renderci conto anche che i personaggi biblici si ammalano nel momento in cui si dimenticano delle relazioni. Vi faccio un esempio, e vi faccio un esempio che è inattaccabile, nel senso che la persona che sto per citarvi è uno dei più grandi profeti che la Bibbia ci ha riportato, riconsegnato, che è il profeta Elia. Ora, quando noi guardiamo la storia di Elia, il più grande tra tutti questi profeti, voi sapete che persino il Messia deve essere annunciato dal ritorno di Elia. Elia è colui che deve preparare la strada al ritorno del Messia. Ai tempi di Gesù la grande diatriba su Giovanni Battista è se Giovanni Battista è Elia o meno. Lui di se stesso dirà che non è niente, che lui è semplicemente una voce. Una voce che grida nel deserto. Ma Gesù a un certo punto dice, è lui quell'Elia di cui tutti stanno parlando e tutti stanno aspettando. Quindi capite che Elia è un personaggio assolutamente importante, assolutamente decisivo. Ma è un personaggio assolutamente umano. E gli esseri umani a volte passano delle notti buie. Una delle notti buie di Elia, e nessuno deve scandalizzarsi, è che a un certo punto Elia si ammala di depressione. Elia vive un'autentica depressione. Si vede dai sintomi che vengono raccontati nella Bibbia. Cioè, degli sbalzi di umore pazzeschi, passa da vincere i sacerdoti di Baal e quindi avere una esagerata reazione di gioia rispetto a questa vittoria, è talmente tanto felice che li fa sgozzare tutti. Pensate come esagera. Un istante dopo entra in un'angoscia profonda perché minacciano la sua vita, minacciano di ucciderlo, e se ne va nel deserto da solo, vuole sempre dormire, non vuole mangiare, desidera la morte.
Sono tutte cose di una persona che sta vivendo un momento di crisi, che sta vivendo un momento di depressione. Perché non so se sapete che anche noi possiamo indossare un abito, possiamo svegliarci tutte le mattine, fare le nostre preghiere, avere una vita cristiana ordinata, ma possiamo anche noi vivere dei momenti bui in cui perdiamo le coordinate e a volte non ci sembra più di vedere qual è il senso del nostro esserci e del nostro fare. Non dobbiamo mai pensare che una vocazione, un'esperienza cristiana, seppur forte, decisiva, seppur radicale, ci risparmi dalla nostra umanità. Io vi ricordo che se noi leggiamo seriamente il Vangelo, ad esempio, se avessimo voluto scrivere dei Vangeli che idealizzassero la figura di Gesù, avrebbero dovuto cancellare molte cose di quella storia. Innanzitutto questo desiderio profondo di Gesù di amicizia. Forse sarebbe stato meglio un po' più distaccato da tutti questi pranzi e queste cene, dove sembra che lui si ritrovi perfettamente a suo agio. Tant'è vero, e ce lo dice Gesù, quindi sappiamo che è un gossip autorizzato, i suoi contemporanei dicevano che Giovanni Battista, che non mangiava e non beveva, era un po' forse un indemoniato, e lui invece, che mangiava e beveva, era un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Capite che Gesù ha una grande umanità. Gesù piange nel Vangelo. Gesù ha paura di morire. Gesù vive l'angoscia di morte. Gesù sente una profonda solitudine. Sente persino la solitudine da parte di suo padre, cioè di Dio. Queste sono tutte caratteristiche dell'animo umano, che se Gesù si permette di poterle vivere, significa che ognuno di noi non deve scandalizzarsi quando arriva l'ora di vivere noi quelle esperienze. Di sentirci noi perduti, di sentirci noi nell'esperienza del pianto, della mancanza, dell'angoscia, della lotta. Bene, tornando a Elia in quella fase depressiva a un certo punto ha un'esperienza spirituale profonda sull'Oreb. Vi ricordate questo racconto in cui la tempesta e Dio non è nella tempesta, il fuoco, Dio non è nel fuoco, eccetera. Tutti questi, queste grandi rivelazioni cosmologiche che attirano molto l'attenzione, Dio non è mai in cose eclatanti, ma quando a un certo punto comincia a soffiare una brezza leggera, una voce di silenzio, dice il testo biblico, Elia si copre il capo perché si accorge di essere alla presenza del Signore. E quando finalmente può parlare, anche un depresso deve parlare, anche un uomo così deve poter consegnare la propria angoscia, dipinge la realtà di un nero assurdo. Dice: Signore, non c'è più nessuno, non c'è più nessun profeta, tutto è finito, siamo la minoranza più totale. Vi ricorda qualcosa questa? Cioè, la cosa di cui lui non riesce più a vedere è che vede se stesso e poi vede intorno a sé il vuoto, vede tutto quello che non va. Dio parla dopo che lui si è sfogato e comincia a dirgli che non è vero che è così nera la realtà così come lui l'ha dipinta. Innanzitutto lui non è solo. Dice: mi sono lasciato da parte, dice Dio, un piccolo resto. E poi gli dice che nemmeno nel suo ministero è solo. Lì scoprirà ad esempio Eliseo come il grande continuatore della sua missione. Insomma, Dio, per guarire la depressione di Elia, deve riconsegnare a Elia la consapevolezza di alcune relazioni, di alcuni legami. Deve riscoprire che lui è il grande profeta, ma anche lui ha bisogno di qualcuno. Ha bisogno di Eliseo, ha bisogno di un piccolo resto, ha bisogno appunto di legami intorno a sé. Ecco, la storia di ogni personaggio biblico è sempre la storia delle sue relazioni, dei suoi legami. Se andiamo, ad esempio, nel Nuovo Testamento, ed è uno dei miei cavalli di battaglia, spero che un giorno, quando potrò vedere faccia a faccia la Vergine Maria, mi ringrazierà e non mi rimprovererà, perché dico spesso che noi Maria la prendiamo sempre in totale solitudine, ma è sbagliato. Dio domanda qualcosa a questa donna, ma questa donna non è una donna sola al mondo. Questa donna ha accanto un uomo che la ama e lei ama quest'uomo, è Giuseppe. E quindi la storia rivolta a questa donna diventa una saga familiare, è la storia di un legame. Gesù viene in una storia e non entra nel grembo di Maria,
ma per abitare una famiglia però, cioè un circuito di rapporti, in cui c'è Giuseppe, c'è Maria. Non c'è la solitudine di una creatura, anche se è la più eccelsa tra tutte le creature, anche se è l'Immacolata Concezione, anche se è preservata dal peccato, tutto quello che volete, ma colei che è immacolata per grazia, che vive una sorta di preferenzialità agli occhi di Dio, anche lei ha bisogno di rapporti, di legami. Maria ha bisogno di Elisabetta per digerire l'annuncio dell'angelo, ha bisogno di Elisabetta per poter cantare il suo Magnificat, ha bisogno di Giuseppe per vedere la propria vita salva, ha bisogno di mettersi a cercare Gesù quando se lo perdono per strada, perché pure Maria e Giuseppe si perdono Gesù per strada. Scandalo! Maria si perde Gesù, Giuseppe si perde Gesù. Sì, anche loro, però ci mostrano che la santità è mettersi a cercare Gesù. E la ricerca non è una ricerca serena. Maria dice, quando trova Gesù, io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Vedete quanto è umana questa figura, no? E sempre, quindi, vedete, la storia di legami è finita, diciamo così, la vicenda pubblica di Gesù nella prima esperienza di vita ecclesiale, quella raccontata negli Atti degli Apostoli e quella che leggiamo nelle lettere di Paolo e non solo, noi troviamo storie di legami, anche di litigi, storie di tensione, di diversità, storie di sintonia. Qualche giorno fa, nella festa dei Santi Timoteo e Tito, abbiamo letto le parole struggenti di Paolo che scrive a Timoteo e dice: io mi ricordo delle tue lacrime, mi ricordo e mi manchi, gli dice fondamentalmente. È un modo bello di dire a una persona: mi manchi. Paolo, capite? Paolo, apostolo delle genti, il più grande evangelizzatore della storia, gli manca qualcuno. Anche lui aveva degli amici, con un carattere difficilissimo, tra l'altro. Paolo e Barnaba dovrebbero farci riflettere, il povero Marco dovrebbe farci riflettere. Non era facile avere a che fare con Paolo, ma è storie di legami, storie di relazioni. Allora, io credo che la prima grande conversione che noi singolarmente, come Chiesa e come esperienza ecclesiale, dovremmo avere è andare in controtendenza rispetto alla cultura contemporanea, perché la cultura contemporanea pone l'accento sull'individualismo, non sulla relazionalità. E l'individualismo è: devo star bene io, devo farmi santo io, devo realizzare le cose mie, devo affermare i miei carismi, devo affermare le mie potenzialità, i miei talenti, tutto io, il nostro io in solitudine. Ma tu non te ne fai nulla di un dono se quel dono non entra in una relazione. Allora, così come a delle persone sposate direi che la cosa più importante di un matrimonio è riscoprire una relazione di coppia. Quando mi chiamano a volte a fare qualche incontro alle famiglie o di parlare dell'ambito educativo, molto spesso questi genitori dicono: che cosa possiamo fare per i nostri figli? E beh, i vostri figli hanno bisogno innanzitutto di una coppia che funziona. Non hanno bisogno di un padre e di una madre che si dedicano completamente a loro, cioè ai figli, ma si dimenticano di essere una coppia. Perché l'unica cosa che rimane impressa a un figlio non è aver avuto sulle spalle addosso un padre e una madre onnipresente, ma aver avuto sotto gli occhi due persone che si sono amati. Aver avuto davanti agli occhi un'esperienza di amore affidabile. Questo lo aiuterà nel resto della vita ad avere sempre chiaro che l'amore esiste e lui lo ha visto in un padre, in una madre che nella loro fatica, nei loro difetti, nelle loro cadute si sono sforzati di volersi bene. Questa è l'affidabilità dell'amore. A che serve la vita religiosa? È troppo poco pensare di sottomettere l'esperienza della vita religiosa a un'opera, a un carisma, a un'azione esterna. Ci mettiamo insieme così, educhiamo i bambini a scuola, ci mettiamo insieme così, creiamo il monastero come polmone di ossigeno in questa parte del mondo, ci mettiamo insieme così che possiamo evangelizzare, ci mettiamo insieme, cioè il nostro stare insieme è finalizzato a un'opera esterna. È un errore. La vita religiosa ha in sé, innanzitutto, la grande vocazione di mostrare al mondo uomini e donne che si vogliono bene. Se io, guardando
dei religiosi o delle religiose, non vedo uomini e donne che si amano in maniera sincera, guardate che possono portare avanti la missione più bella al mondo. È fallita la vita religiosa, perché la profezia della vita religiosa è sforzarsi di amare una persona così come ci ha insegnato Cristo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Ora, è una bella domanda. La gente che ci guarda vede questo o vede le nostre opere? Perché può essere anche questa una tentazione. Cioè, il demonio può lasciarci l'abito, il velo, le case, le opere, farle funzionare, farci diventare tremendamente competenti nel nostro ambito. Ma ci siamo persi la cosa più importante. Noi non siamo più profezia come religiosi, perché il mondo non ci vede come persone che si amano, come persone dove è evidente l'amore fraterno, è evidente l'amore tra delle persone che vivono insieme. Allora, se è vero quindi che strutturalmente, ecclesialmente, vocazionalmente, noi siamo fatti di legami e che questi legami dovrebbero essere la grande chiave di lettura della nostra esperienza, anche dell'esperienza della vita religiosa, mi piacerebbe usare quattro immagini prese dalla Bibbia per parlare di due rischi e due potenzialità che si trovano proprio nei legami. La prima storia è una storia famosa che rivela molto del nostro animo umano, cioè penso che nel canone biblico noi abbiamo collocato la Genesi all'inizio non soltanto perché la Genesi ci racconta della creazione, ma perché lì, in quel libro, noi troviamo tante cose che per il resto della nostra vita noi riconosciamo nella nostra esistenza. Ad esempio, le conseguenze del peccato originale, per quanto possa sembrare, diciamo così, così distaccato dalla vita concreta, noi ce le portiamo addosso. Cioè, parlare delle ferite del peccato originale, ad esempio, significa poter rileggere in maniera significativa le nostre insicurezze, le nostre paure, il nostro rischio di individualismo, di egoismo, sono tutti frutti di quel peccato originale che è sedimentato nella struttura di ciascuno di noi. Il Signore ci ha redenti da tutto questo, ma non è che ci ha tolto questa natura ferita, ha sanato questa ferita, ma noi abbiamo la cicatrice di questa ferita, che molto spesso continua a sanguinare tutte le volte che noi la assecondiamo. Bene, proprio qui, in questo racconto, noi troviamo la prima grande crisi relazionale, che paradossalmente non avviene tra Adamo ed Eva, anche se ci sarebbe moltissimo da dire in questo senso, ma avviene nella prima esperienza di fraternità, nella prima esperienza di vita religiosa, di legami significativi, nel nucleo primordiale di qualunque esperienza di chiesa. Cioè avviene tra Caino e Abele. Che cosa succede nella relazione tra Caino e Abele? Caino guarda Abele non come un aiuto, ma come un nemico. E Abele rappresenta il nemico per Caino, perché fin quando Abele non viene al mondo, voi sapete che Abele è il secondo genito, non è il primo genito, Caino è il padrone. È il padrone di tutto, è il padrone dell'affetto della madre e del padre, è il padrone di tutto il resto della creazione. Non c'è niente che può limitare il suo delirio di onnipotenza. Ma quando nasce Abele, lui non è più solo. Noi abbiamo detto, non è bene che l'uomo sia solo. Il dono più bello che Dio fa a Caino è che gli dà un fratello. Qual è il ruolo di un fratello o di una sorella? Lo dico in maniera molto semplice e poi magari lo approfondiamo. È ridimensionarci. Guardate, finché noi non entriamo seriamente in una relazione, noi non ci ridimensioniamo, non scopriamo la nostra vera dimensione, ma viviamo in una sorta di delirio di onnipotenza. Quindi l'occasione che ci viene data nei legami fraterni è quella di trovare sì un argine, sì qualcosa che mi limita, ma che mi limita finalmente per darmi la giusta dimensione. Caro Caino, tu non sei Dio, tu sei un uomo e tu non sei tutto e non tutto ti è dovuto, anche tu hai un limite.
Abele ti ricorda il tuo limite, che tu non sei tutto, che tu devi ritrovare la tua dimensione. Guardate che la scoperta dell'altro come qualcuno che ci ridimensiona non è mai una scoperta con il sorriso, non è mai una cosa serena. Molto spesso tu ti accorgi che l'altro ti ridimensiona o l'altra ti ridimensiona perché ti scontri con l'altro, perché l'altro è diverso da te, perché l'altro non sempre ti asseconda, perché l'altro non è sempre all'altezza delle tue aspettative. La persona che c'hai accanto non è una immagine del tuo io in uno specchio. Questo è il narcisismo, capite? Guardate che quando una persona si lamenta troppo delle persone che ha accanto, questo è il chiaro segno che è un narcisista, perché vorrebbe dagli altri solo conferme su se stesso. Non accetta che esista un altro modo di stare al mondo, non accetta la diversità, non accetta che esiste anche un nuovo modo di abitare il mondo. È bello che Caino e Abele fanno mestieri diversi, uno coltiva la terra, l'altro il bestiame, sono diversi tra di loro. La bellezza di Caino e Abele è la loro diversità, e quando tu incontri qualcosa di diverso non dici subito grazie, ti lamenti, ma è solo il primo approccio. Quindi la grande occasione che ci viene data nell'esperienza fraterna è trovare l'altro come qualcuno che mi ridimensiona. Posso essere corretto in questo senso da chi è più autorevole di me, ma anche chi vive una vita eremitica non può accedere alla vita eremitica se non ha fatto innanzitutto una profonda esperienza comunitaria. Vivere in solitudine senza aver passato il vaglio dell'esperienza relazionale è un'illusione, è una fuga dalla realtà, non è uno strumento di santificazione. Cioè tutti noi dobbiamo accettare di passare attraverso la macinazione delle esperienze relazionali. Qual è la grande soluzione? Se tu non vuoi soffrire nelle relazioni, qual è la grande soluzione? Tenere lontano gli altri e quindi non volerne sapere niente degli altri. Preferisco l'isolamento, la solitudine, l'individualismo. E guardate, se fisicamente una persona può farlo perché si tiene lontano da tutte le esperienze in cui deve entrare in rapporto alla pari con qualcuno, questo può succedere anche nell'esperienza di vita religiosa. Cioè uno può ricavarsi un guscio, la propria stanza, la propria cella, il proprio lavoro, il proprio ministero, il proprio servizio, come un modo per non avere a che fare con gli altri. Non come un modo per servire gli altri, ma un modo per tenere lontani gli altri. E poi, paradossalmente, in maniera tossica, succede che gli altri, pur di non avere problemi, assecondano questa persona nella sua solitudine, nel suo individualismo. Così dice, mica possiamo vivere in guerra sempre. Giocasse con sta roba, e così noi stiamo tutti tranquilli. Ma io mi domando, che senso ha una vita religiosa, un'esperienza relazionale all'interno della Chiesa che ragioni in questo modo? Che senso ha parlare di sinodalità? Perché io lo so che poi quando parliamo di sinodalità pensiamo sempre, ah, adesso dobbiamo convincere quelli che comandano ad ascoltarci. Arriveremo magari a dire una parola anche sul fatto che la Chiesa è gerarchica, no? E c'è bisogno anche di una comunicazione in questo senso. Ma il primo aspetto è che non è mai una buona notizia per Caino sapere che è nato Abele. Cioè, le persone che abbiamo accanto sono belle quando ci sono lontane. Quando tu cominci a vivere con qualcuno, finisce tutta la bellezza. Vivere con qualcuno ti costringe a scontrarti con qualcosa che è diverso da te. Ti ridimensiona. Ma ve lo ripeto, questa fatica è una fatica benedetta. Seconda esperienza, adesso ho usato un'immagine maschile, no? Caino e Abele, adesso voglio usare un'immagine femminile. Sara e Agar. Beh, voi sapete che il problema, allora, in questa storia è in gioco la promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Abramo avrà una discendenza che sarà numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Ma intanto passano gli anni e Sara e Abramo sono una coppia sterile, non possono avere dei figli.
C'è una sofferenza profonda in questa donna, Sara, nel non sentirsi all'altezza di poter essere veramente donna perché non sta riuscendo a generare un figlio. E voi sapete che a un certo punto l'errore che fanno come coppia, attenti perché si sottopongono a un discernimento, Abramo e Sara fanno un discernimento che è un discernimento sbagliato, ma si convincono che il loro modo di ragionare è giusto e dà culto a Dio, dà onore a Dio. Dice, aiutiamo un po' Dio. La legge dice che se una schiava partorisce un figlio che nasce dal padrone, questa schiava partorisce sulle gambe della padrona, in qualche maniera dà una discendenza, in maniera adottiva, no? Diciamo così, al padre e anche a questa donna, Sara. Quindi, in realtà, Sara e Agar si incontrano a partire dalla ferita di Sara. Quindi possiamo dire che queste persone non si incontrano perché si vogliono bene, ma perché hanno bisogno. Soprattutto Sara ha bisogno di Agar. Guardate, anche questo è un aspetto che tante volte noi trascuriamo. Il fatto che molto spesso nelle nostre esperienze fraterne, nelle nostre esperienze relazionali, non entrano in gioco soprattutto le persone, ma le ferite delle persone, i bisogni delle persone. E quindi quando non sono più io, ma è semplicemente la mia ferita a rapportarsi con l'altro, diventa tutto molto tossico, tutto molto molto complicato. Faccio un esempio molto concreto. Se io ho una ferita di insicurezza e ho bisogno che gli altri mi dicano sempre bravo, non mi rapporterò mai all'altro in quanto altro, ma ricercando nell'altro soltanto questa parola, bravo. In questo caso la nostra relazione è una relazione tossica, perché è la mia ferita che si sta rapportando all'altro, non io. Molto spesso i nostri ambienti sono ricettacoli di tante ferite, non più di persone ferite, ma solo di ferite. Perché noi ci siamo concentrati solo e soltanto su un aspetto della nostra vita. Vi dico subito che soltanto una sana vita spirituale ridona personalità alle ferite. Diversamente il vivere insieme può acuire questa formula. E quindi si vivono due cose opposte, ma tutte e due negative. O rapporti di dipendenza, che non sono liberanti, perché sono basate sul bisogno. E qui si consumano i più grandi abusi, anche a livello proprio spirituale, relazionale, comunitario, metteci tutto quello che volete. Tutti i livelli di abusi nascono dal fatto che la mia ferita incontra qualcosa di non sano. Ma può succedere il contrario, come succede nella vita di Sara e Agar, che dopo che nasce sto figlio, Ismaele, Sara rimane incinta e partorisce il figlio Isacco. E quindi diciamo che non c'è più bisogno di questa serva e accade una cosa terribile. Sara convince Abramo a condannare a morte in fondo Agar con questo bambino, perché abbandonare una donna da sola nel deserto con un bambino piccolo significa morte. E quindi vedete le due cose opposte? O amori viscerali o odi viscerali. Vi ricorda qualcosa nelle nostre esperienze di vita fraterna? A volte noi possiamo vivere dei rapporti che non sono sani. Sono rapporti fusionali, tossici, ma anche degli odi che tirano fuori da noi una parte negativa, una furia omicida, oserei dire. Si può uccidere l'altro in tanti modi, Non basta semplicemente usare una pistola, ci sono tanti modi di uccidere l'altro. Ecco, questo accade quando nella relazione non sono più le persone a rapportarsi, ma solo le loro ferite. Allora, la fusionalità o l'odio sono la testimonianza che c'è qualcosa che non funziona. Quindi, vedete, due esempi negativi, uno al maschile e uno al femminile. Abele è il nemico perché mi ridimensiona. Agar è o il Messia perché mi sta salvando in quel momento, o la cosa che odio di più al mondo perché non ho più bisogno di lei.
Ecco, sono due accezioni negative della relazionalità. Già questo dovrebbe aiutarci a rileggere molte situazioni, anche di sinodalità, nel senso che come possiamo vivere serenamente una struttura sinodale, relazionale, quando l'altro è sempre qualcuno da cui dobbiamo difenderci o quando non viviamo in maniera sana un rapporto con l'altro. Tante volte, ma non sarà il vostro caso ovviamente, no? Però si ascoltano in tante situazioni, tante esperienze ecclesiali, no? Soprattutto quando c'è un leader molto carismatico in un posto, cioè in un'esperienza ecclesiale, no? Si possono creare delle situazioni in cui c'è una sorta di annullamento degli altri. E questo non è sano. E paradossalmente l'evoluzione di questo è un odio viscerale nei confronti poi di questa persona in un'altra fase. E quindi quel padrone che prima sembrava Dio poi diventa invece il mostro. Non va mai bene. A livello maschile, femminile, metteteci tutto quello che volete, noi dobbiamo sempre vigilare per domandarci che qualità delle relazioni noi abbiamo tra di noi. Ecco, vi porto due esempi positivi invece che possono aiutarci a rileggere in maniera più significativa un po' la nostra esperienza. Il primo esempio, e questa volta ancora è un esempio maschile, è quello che vi accennavo prima, è l'esempio di Mosè. Allora, vedete, noi dobbiamo allontanarci dall'idea che per poter fare qualcosa noi dobbiamo essere persone ideali. Se noi leggessimo seriamente la vita dei santi, ci accorgeremmo che questi santi non sono impeccabili, cioè che hanno delle vite anche piene di caratteri che non vanno, di situazioni particolari, di convinzioni sbagliate. Pensate a quante volte i santi nella loro vita si sono dovuti convertire, cioè hanno dovuto ogni volta raddrizzare il tiro, perché erano partiti in un modo, ma il Signore li voleva condurre a qualcos'altro. Noi usiamo la parola purificazione. Che cosa significa la purificazione? Significa che c'è qualcosa che incrosta ancora la nostra visione delle cose e man mano noi dobbiamo crescere. Ciò significa che normalmente le persone, anche le persone che hanno una responsabilità all'interno della Chiesa, anche le persone che hanno una responsabilità all'interno delle nostre esperienze di vita religiosa, non sono delle persone impeccabili, ma sono delle tutti annuiscono, ma l'impeccabilità, cioè, è il fatto di dire che siccome tu ricopri quel ruolo è sicuro che tu non devi avere delle problematiche. Ma basta guardare la storia di Mosè per accorgerci che il liberatore di Israele è un ragazzo cresciuto con la famiglia di quelli che avevano ammazzato la maggior parte dei suoi compatrioti, che in età giovane si macchia di un omicidio, uccide una persona, che fugge, quindi non si prende nemmeno le sue responsabilità, che si ricostruisce una storia lontano, che si porta addosso un difetto fisico, è balbuziente, non riesce a parlare. Quest'uomo che da vicino non è un uomo ideale, ma è un uomo contraddittorio, pieno di tante cose che non vanno, è scelto da Dio per liberare Israele. Ora, attenzione, che cosa ci viene in mente? Che se Dio prende un uomo così per compiere un'opera così grande, la prima cosa che deve fare Dio è guarirlo. Guarirlo dalla sua balbuzie, guarirlo dalla sua storia passata, guarirlo dai suoi rancori, guarirlo dal suo carattere, guarirlo... No, non gli dà niente di tutto questo, ma gli dà qualcosa di molto umano. Gli mette accanto Aronne e Maria, che lo aiutano nel supplire le cose che lui non ha. Ad esempio, lui non sa parlare? Bene, parla Aronne per lui. E uno potrebbe dire, ma poteva domandarlo direttamente ad Aronne? No. È interessante perché, sapete perché il Signore non ci ha fatti perfetti? Perché nessuno di noi potesse peccare di autosufficienza. Tutti abbiamo bisogno di un altro. Io ho bisogno di fratelli e sorelle accanto a me, perché senza di loro io sono incompleto.
Mosè, senza questa esperienza di fraternità attorno a sé, non può compiere la sua missione. Lo dico meglio, io senza i fratelli e le sorelle che ho accanto non posso farmi santo. Sono loro ad aiutarmi nella santità. E se io escludo queste persone pensando che la santità è semplicemente una questione tra me e Dio, questa è una grande illusione. Io ho bisogno, costantemente bisogno degli altri per vivere la mia vocazione, per farmi santo, per supplire quelle che sono le mie mancanze. Quello che io non ho è qualcun altro che me lo dà. Quindi una persona, ad esempio, che vive seriamente il suo ministero, anche il suo ministero di responsabilità, sa bene che per poter vivere quel ministero non deve fare a meno di nessuno. Perché l'uomo solo al comando o la donna solo al comando non sono mai esempi di santità. E creano sempre mostri. Un esempio. Un uomo che ragionava in questo modo era Saul. Saul è scelto da Dio come re di Israele, è unto da Dio come re di Israele, ma a un certo punto ragiona da solo, non vuole ascoltare più nessuno. E quando si rimette ad ascoltare un po' la voce dei profeti, eccetera, è sempre un uomo che prende un consiglio ma poi non lo attua, non lo concretizza dentro la propria vita. Voi sapete che Saul non fa una buona fine. Si mette in un meccanismo di autodistruzione. Allora, è bello dire che un uomo come Mosè può essere, che bello, sentite questa caratteristica di Mosè. Mosè è il liberatore di Israele, quindi diciamo che il suo ruolo è liberare. Mosè può vivere la sua vocazione liberante nei confronti degli altri perché si lascia aiutare. Noi siamo sempre liberanti se ci lasciamo aiutare. Se lasciamo che gli altri possano supplire le nostre mancanze. Senza gli altri noi non siamo liberanti, siamo frustrati. Ecco, Mosè può essere condannato alla frustrazione oppure spinto ad essere il liberatore di Israele, ed è il liberatore di Israele perché si lascia aiutare. Più volte nella vita, poi a un certo punto interverrà il suocero e gli dirà: amico, ti stai sovraccaricando di troppo lavoro. Scegli persone sagge e di che alcune questioni le vedano loro, delega. Tu tieni semplicemente le questioni più importanti. Insomma, la bellezza di una persona che sta crescendo in maniera sana sta nel fatto che non accumula mai potere. Divide, condivide, corresponsabilizza gli altri. Ecco. Come possiamo recuperare una sinodalità nell'esperienza della vita religiosa se non a partire dal fatto che ognuno di noi deve sapere, non per finta umiltà, dice: ah, so di non essere all'altezza, ma accetto. Magari qualcuno ha brigato contro tutto e contro tutti per arrivare là, no? Queste sono cose molto umane, no? No, e avere molto chiara l'esperienza del nostro limite, perché questo ci mette nella situazione invece di lasciarci aiutare. E di essere persone liberanti, come dovrebbe essere la vita di ciascuno di noi, come lo è stata la vita di Mosè. E l'ultimo esempio sono due donne in questo caso, che è una delle storie forse più belle dell'Antico Testamento, è della storia di Noemi e Ruth. Allora, voi sapete che questa storia può sembrare davvero una storia di fantasia, perché parla del buon rapporto tra una suocera e una nuora, ma credo che proprio invece ricopra il suo ruolo profetico per questo motivo. Cioè, se nell'immaginario collettivo una relazione del genere è sempre conflittuale, queste due donne invece mostrano una profezia immensa. Allora, facciamo un passo indietro. Sara e Agar sono due persone che si rapportano ferita a bisogno, ok? Qui invece sono due donne che soffrono, che rimangono due donne che soffrono, ma che si aiutano vicendevolmente nella loro sofferenza. Nessuno lascia sola l'altra. È una cosa molto bella. Non sono le ferite ad entrare in rapporto, ma sono loro stesse, tutta la loro persona che entra in rapporto. Quando Noemi
non ha più marito, gli sono morti i figli. L'unica cosa intelligente che pensa di fare in quel momento è liberare le nuore perché possano rifarsi una vita. E Ruth invece sceglie di stare con questa suocera, di condividere un destino che è un destino di morte, ma di condividerlo fino in fondo. Stiamo vivendo una cosa difficile, non sappiamo che ne sarà di noi, ma sembra voler dire lo saremo insieme. Ora, voglio suggerirvi questa immagine. Nella vostra vita comunitaria, sentite che l'altro o l'altra che avete accanto sono persone che con la loro vita e il loro esserci vi dicono: qualunque cosa ci accadrà, lo saremo insieme. Lo affronteremo insieme le cose. Cioè, di sentire che c'è qualcuno che ti vuole sinceramente bene, anche quando non conviene più volerti bene. Questa cura, lo vedremo oggi pomeriggio quando parleremo della gratuità, è una delle cose più importanti dell'esperienza fraterna. Ora, possiamo essere sinodali solo se facciamo un'esperienza di un amore così, cioè di sentire che l'altro è con me, soprattutto nei momenti più difficili, soprattutto quando non conviene. Mi capita a volte, incontrando tante realtà, di parlare con religiose o con religiosi che magari dopo un'intera vita che hanno passato a servire, magari si trovano adesso nell'età della vecchiaia e a volte sentono di essere un peso per gli altri, per la comunità, per la vita stessa, no? E voi sapete che quando una persona percepisce questo di sé, può reagire in due modi: o col cinismo, cioè deve ignorare completamente questa roba e quindi si diventa molto egoista, una persona anziana può diventare molto egoista, oppure essere schiacciata dal senso di colpa, cioè di sentirsi fuori, tagliato fuori o tagliata fuori. Io penso che le esperienze più belle di vita religiosa che ho visto sono quelle che hanno rimesso gli anziani al centro, che hanno rimesso le persone che non possono più produrre nulla come qualcosa di prezioso, non come un peso da gestire, ma come un tesoro dove finalmente si può dare qualcosa di cristiano, cioè amore gratuito, amore senza nessun tornaconto. Dalla cura per chi non ha più nulla e non può darti nulla, tu puoi capire se lì c'è cristianesimo o meno, se c'è esperienza di vita cristiana. Ora, la Chiesa è sinodale quando parte dagli ultimi. Una Chiesa sa di poter capire la volontà di Dio, perché in fondo, non l'ho detto all'inizio, perché noi dovremmo essere sinodali? Perché solo se siamo insieme capiamo la volontà di Dio. Da soli non la capiamo la volontà di Dio, solo insieme capiamo la volontà di Dio. Ma uno dei criteri attraverso cui noi possiamo stare insieme e capire la volontà di Dio, la Bibbia lo tradurrebbe in questo modo: è avere sempre attenzione per l'orfano e la vedova. Chi è l'orfano e la vedova? Non sono semplicemente due categorie sociali, ma sono quelle che non hanno più nessuno e non possono dare più nulla. Se tu hai attenzione per queste persone, il Signore ti dà sapienza e ti dà discernimento nel fare le cose. Ma se tu invece scarti, allora lì può fermarsi il discernimento, non puoi più ascoltare la volontà di Dio. Allora, per chiudere questa nostra prima parte, a Caino e Abele noi opponiamo Mosè, Aronne e Maria, l'altro non come il nemico, ma come colui invece che mi aiuta ad essere profondamente me stesso. Al rapporto tossico tra Sara e Agar, che è il rapporto di dipendenza o di odio, noi opponiamo invece Noemi e Ruth, che sono persone che ogni mattina devono imparare a volersi bene in maniera gratuita. Quindi queste sono sempre le due possibilità accovacciate alla porta della nostra esperienza di vita religiosa. Quindi non è detto che siccome stiamo in un monastero, in un convento, in un istituto,
è sicuro che ci sarà la modalità Noemi e Ruth, o la modalità Mosè, Aronne e Maria. Questo accade, amici, perché lo scegliamo, perché decidiamo di vivere così. Allora, non possiamo fare nessuna scelta di vita sinodale, concreta, così come la vedremo oggi pomeriggio, se innanzitutto non ci riappropriamo di questa identità forte che ci rende ciò che siamo. Ma il resto lo scopriremo nella seconda parte. Grazie.